Durante le prove del Gran Premio in Australia abbiamo assistito ancora una volta, come era già successo a marzo, al fenomeno del porpoising. In questo video è evidente come la monoposto di Leclerc oscilli verso il suolo. Questo è un fenomeno molto fastidioso. Ci vediamo dopo la sigla per scoprire a che cosa è dovuto e come si può evitare. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Quest'anno il regolamento della Formula 1 ha reintrodotto la possibilità di sfruttare l'effetto suolo. L'effetto suolo, richiamato a gran voce negli ultimi anni dalle scuderie, permette di aumentare la velocità in curva e permette addirittura di recuperare tra i 3 e i 3,5 secondi a giro. Ed è per questo che era stato richiamato a gran voce. La Lotus della Ferrari fu la prima auto a utilizzare nel 1977 l'effetto suolo. Questo effetto fu utilizzato largamente e migliorato da tutte le scuderie, fino a che nel 1983 non fu bandito dal regolamento a causa di numerosi incidenti proprio in curva. Quest'anno però è stato reintrodotto. Le monoposto che sfruttano l'effetto suolo non hanno il fondo piatto, ovvero hanno un fondo che ha una forma di un tubo Venturi, proprio perché sfruttano l'effetto Venturi. Di effetto Venturi ne abbiamo parlato già in un altro video, quello del russamento, perché infatti l'effetto Venturi è anche la causa del russamento di alcune persone. Vi lascio qui il video per recuperare l'effetto Venturi per il russamento. Adesso vediamo però l'effetto Venturi per le auto. Il principio di funzionamento dell'effetto Venturi è sempre lo stesso. Rivediamolo insieme. Noi abbiamo un fluido che può essere aria o un qualsiasi altro fluido. Nel caso dell'auto parleremo di aria, quindi per tutto il resto del video parleremo di aria, ma sappiate che si può applicare a qualsiasi altro fluido. Consideriamo che l'aria che scorre in un tubo abbia un flusso costante. Che cosa significa? Significa che il numero di molecole di aria che attraversano ogni secondo una sezione del tubo sono sempre le stesse. Facciamo caso, per esempio, che siano 8 molecole di aria ad attraversare il tubo in un secondo, ad una certa velocità, ovviamente. Se a un certo punto il tubo si restringe, ovviamente ci saranno meno molecole di aria che potranno passare attraverso la sezione del tubo più stretto. Abbiamo detto che ci sono 8 molecole di aria che attraversano il tubo nella parte più larga. Qui in realtà ne possono passare al secondo solo 4. Ora, qui abbiamo un flusso di 8 molecole al secondo, qui ne abbiamo solo 4 al secondo. Quindi vuol dire che il flusso è cambiato. Ma abbiamo detto che il flusso deve essere costante, quindi per poter lasciare il flusso costante, anche qui devono passare 8 molecole al secondo e quindi la velocità di queste molecole di aria deve raddoppiare. Ora, riassumendo, più sarà stretto il tubo e più sarà alta la velocità con cui le molecole viaggeranno. E adesso entra in gioco l'effetto Venturi, che si chiama anche paradosso idrodinamico. Perché è un paradosso? Perché quello che verrebbe da pensare è che nella zona in cui viaggiano più velocemente le molecole di aria, la pressione sia maggiore. E in realtà non è così. Più è alta la velocità, e minore sarà la pressione. Quindi se torniamo al nostro tubo che si restringe, qui avremo una zona di alta pressione e qui avremo una zona di bassa pressione. Quello che vi ho fatto vedere prima è un tubo di Venturi, in cui abbiamo delle zone a bassa pressione ed alta pressione. Ed è proprio questo l'effetto che viene sfruttato dalle monoposto, ovvero sotto l'auto si crea questo tubo Venturi in cui si crea una zona ad alta pressione e una zona a bassa pressione. Nella zona in cui c'è bassa pressione, l'auto è come se fosse risucchiata dal suolo, da qui effetto suolo. Questo risucchio, tra virgolette, verso il suolo della monoposto è come se generasse una sorta di forza verticale che vada a appesantire l'auto. Sfruttare questo effetto permette di creare un carico verticale, perché la macchina è come se fosse attratta più verso il basso, ma senza appesantire l'auto. Quindi io riesco a migliorare l'aderenza, il grip nelle curve, senza aumentare il peso. Quindi senza andare a modificare l'auto
aerodinamicamente. Quindi ho maggiore grip senza maggiore peso, che è una cosa fantastica per le monoposto. L'effetto suolo permette di avere una maggiore aderenza in curva e di raggiungere velocità molto più alte, ma nel rettilineo causa il porpoising, ovvero quell'oscillazione che abbiamo visto all'inizio video della monoposto di Leclerc. Tutte le auto che sfruttano l'effetto suolo avranno porpoising. Si può diminuire, non si può togliere, non si può eliminare, si può solo, diciamo, fronteggiare, tra virgolette, nel senso che si può diminuire l'oscillazione. Ma nel rettilineo è praticamente impossibile toglierlo. Abbiamo detto che al di sotto dell'auto c'è un tubo Venturi. Nella zona stretta, dove le molecole di aria viaggiano più velocemente, ci abbiamo detto una bassa pressione. Questa bassa pressione risucchia la macchina verso terra. La macchina si abbassa sempre di più e il condotto diventa sempre più stretto. Diventando sempre più stretto, le molecole di aria diventano sempre più veloci e accentuano ancora di più l'effetto Venturi. Quindi aumenterà sempre di più questo risucchio verso terra. A un certo punto, in quella zona lì, l'auto praticamente toccherà terra, toccherà proprio il suolo. Toccando il suolo, non si ha più l'effetto Venturi. Quindi, d'improvviso, quella bassa pressione non c'è più. Quindi quel risucchio non c'è più, quella forza verticale non c'è più, non c'è più niente, e l'auto rimbalza verso l'alto. Rimbalzando verso l'alto, il condotto Venturi si libera, si innesca lo stesso meccanismo di prima fino a raggiungere terra, e così via. Cioè entra in questo loop in cui l'effetto Venturi c'è e non c'è, c'è e non c'è, e quindi vediamo l'auto rimbalzare. La McLaren ha provato a risolvere il problema del porpoising aumentando, diciamo, l'altezza della marcia, e questo, diciamo, crea vero un tubo Venturi un po' più largo, quindi è meno accentuato l'effetto Venturi, però è anche meno accentuato l'effetto del porpoising, perché effettivamente quando si abbassa non tocca mai il suolo, quindi l'effetto Venturi c'è sempre. Un altro modo è quello di irrigidire un po' le sospensioni. Ogni scuderia sta facendo le proprie scelte, cioè chi magari accetta un po' di porpoising accentuato per avere maggiore velocità in curva, c'è chi invece preferisce magari non avere il porpoising per non mettere sotto sforzo l'auto nel rettilineo. Quindi in realtà forse le scelte sull'effetto suolo sono da considerare gara per gara. Esistono delle piste più rettilinee in cui quindi l'effetto suolo ha poca importanza, quindi magari per quella gara utilizzare una monoposto che abbia l'effetto suolo meno accentuato e che quindi abbia meno porpoising nel rettilineo. Poi magari esistono delle piste in cui ci sono più curve, c'è poco rettilineo, in cui bisogna sfruttare al massimo la velocità nelle curve. Quindi diciamo anche in questo caso diventerà una scelta strategica utilizzare o meno l'effetto suolo. Bene, questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.